Scelte, come vedete che se una povera casa di pesce. Che se una povera casa di pescatore e a casa umile. Onesta. No, non per dire, guardate, gente onesta, ci sta mio marito. Mio marito è un lavoratore. Un lavoratore e fa sta vita sbattuta in mezzo mare. Cioè, sì, perché mezzo mare la vita è pericolosa. Mezzo mare ci stanno l'onde che vanno e che vengono. Uno che sta là, che ha dato una mezzo mare, allora noi che stiamo a casa, che aspettiamo mio marito, noi che torna una mezzo mare. Stiamo sempre preoccupati. E diciamo, tornerà? Non tornerà. E sì, basta un lampo, un tuono. Allora noi diciamo che qualcosa è successo, pure perché si sentono tante cose. L'altra volta per televisione, la barca tornò sola e la barca tornò sola. E uno si è stifato, dicevo che era la barca di mio marito. Devo creare l'atmosfera celestiale. Io che rubi tutto niente. Che si vede mio marito, dico, chi si che rubi? E io mi scia. Se mi raccontano fatti mio marito, no? Cioè, allora scelta casa umile ma onesta, no? Allora io sei tu non ti preoccupare, trovo un altro lavoro e è andato in un posto, dice ho bisogno di lavorare, ho bisogno di lavorare. Ti sei guardato, noi abbiamo lavoro, ma si tratta di lavoro minorile. Allora mio marito che tiene una certa età, no? Hai guardato io e tengo i figli, sì ce l'ho, ma sono tutti e due fuori da lavorativo. Sì, perché te non riesci 8 anni e uno 20 anni. A Napoli si fatica fino a 12 anni, e mi dispiace, non posso fare niente e tengo già tutti e due in pensione, non voglio faticare. Allora, signore, io me ne lavo le mani.